Vattene via. Vuoi una gomma? Prendila. No, no, grazie. Non... Avanti, però... prendila, no, ti può servire per il viaggio. Te la regalo. Grazie. Ciao, addio. Buon viaggio. Vuoi che ti porti? No, no, io vado lontano, ciao. Senta, ma lei chi è, scusi? Quella con... Prima con chi ho parlato? Allora mi passi direttamente alla signora Ward. Avanti. Ma come non c'è? Chieda qualcuno. Il cappotto è pronto. Metta lì, per favore. Va bene, ho capito. Verrò io. Grazie lo stesso. Scusi, italiana? Sì, tu? Sì, signora, di Verona. Ah, brava. E come ti trovi qui? Si lavora, ma almeno una è libera di fare quello che vuole e nessuno ti dice niente. Si ferma molto, signora? Non so, cara. Qualche giorno. Allora ci rivedremo, tanto sono di turno tutta la settimana. Con permesso. Magari se li trova, in prima fila, grazie. Queen's Gate 15. Io come glielo faccio sapere? Scrivi qui, per me. Tanto lui torna. Scusa, te l'avevo già detto, no? Guardate che anche Giovanna non è d'accordo. Vedrai, con i nuovi trattati sarà molto più facile ottenere degli scambi. Sì, sono d'accordo con te. Sentite, la vostra direttrice... Mi dispiace, sono tornata proprio adesso, signora. Eccomi. La signora Bonanni? Sì. Ho avuto il suo telegramma. Purtroppo non c'è nessuna novità. Tutto è come quando lei mi ha telefonato l'ultima volta dall'Italia. Ma io speravo... Venga con me, signora Bonanni. E sistemiamo la faccenda di questa benedetta ragazza una volta per tutte. Oh, innanzitutto, perché lei possa regolarsi. Primo, e lei lo sa, da 20 anni questa casa ha le sue regole precise e inderogabili. Qualunque cosa succeda fuori, qui, nella mia pensione, non si cambia. A quell'ora ci si deve presentare a tavola per i pasti e a quell'ora tutti devono rientrare nelle proprie stanze la sera. Secondo, pretendiamo ordine, pulizia e indiscussa moralità. Terzo, padronissimo ognuno di andarsene se qui non si trova a suo agio. Dico bene? Sì, sì, d'accordo. Ma a me interessa soltanto se... Antonia, certo, certo. Si accomodi, prego. No, la posta è ancora tutta qui, non è più venuta a ritirarla. Lettera, telegramma, raccomandata, vaglia, altra lettera, telegramma... Ecco qua, a lei. Grazie, comunque lei aveva il dovere... No, nessun dovere, scusi. Antonia è maggiorenne. No, ha appena compiuto 18 anni. Qui da noi si è maggiorenni a 18 anni. Ma sei una bambina. Una bambina? Scommetto che lei era sposata alla sua età. E con questo? Con questo? Dove sarà andata? Come la trovo io adesso? Purtroppo risale a qualche tempo fa. Un indirizzo e un numero telefonico di un'amica di Antonia. Non so, provi lì. Thank you.
Senta? Va via, piantala! Scusi, permesso? Lasciami in pace, Jenny. T'ho detto che non voglio vedere nessuno oggi! Mi dispiace, ma io non sono... Vattene! Sto cercando Antonia. Antonia? Sì. E la cerca qui? Chi è lei? Sono sua madre. Non riesco a trovarla. Sono arrivata dall'Italia stamattina. E l'ultimo indirizzo che mi hanno dato è questo. Madeleine Bach, è lei? Si accomodi, scendo subito. L'inaugurazione dell'anno accademico. Ci eravamo appena conosciute. Sua figlia ed io. Buongiorno. Sono assistente di lingue all'università. Mi scusi per prima, ma questa notte non sono stata bene. Per carità, mi scusi lei. Me ne vado subito. Lei, per caso, sa dirmi qualcosa di mia figlia? Dove può essere andata, se è ancora a Londra? Perché non si accomoda. Non vuole nemmeno accettare qualcosa? Un tè? No, no, grazie, non si disturbi. Anzi, mi dispiace darle fastidio, ma a questo punto lei capisce. Vorrei evitare di mettere di mezzo le autorità. Qui da lei è stata? Sì, per qualche giorno, tempo fa. Poi, non so, diceva di avere tante cose da fare. E non le ha detto dove andava? Insomma, non si è più fatta viva con lei? No. Può almeno darmi qualche notizia? Il nome di un'amica? Non ha neanche ritirato gli assegni, quindi, sa, non vorrei... Lei sa se lavora? Saltuariamente, come fanno gli studenti. Ci sono un sacco di lavori intorno all'università. Ma stava bene quando era qui con lei? Insomma, le sembrava felice? Sì, penso di sì. Antonia è una ragazza piena di interessi, piena di vita. Dio mio, ma non è normale sparire così. Le deve essere successo qualcosa.
Devo... Dobbiamo assolutamente trovarla. Certo che io da sola... Io non so dove... come... Da dove comincio. Senta, signorina. Non ho che lei adesso che può aiutarmi a trovarla. Purtroppo sua figlia ed io ci siamo perse di vista in quest'ultimo periodo. Quindi non saprei. Ma conosco un po' le sue abitudini, i posti che frequentava. Va bene, l'accompagno. Grazie. Grazie di cuore. Ma io sono felice di aiutarla. Voglio molto bene ad Antonia. Su, non si preoccupi. Vedrà che la troveremo. Si tratta solo di cercarla con pazienza. Non so che avrei fatto se non avessi incontrato lei. Davvero? Che sciocchezza, Giulia. Lo so cosa vuol dire soffrire per una persona cara. Non sapere dov'è, cosa fa. Il mondo si popola di mostri. Si sta male. Poi invece la realtà ritrova dimensioni più familiari e ci accorgiamo che tutto è normale. Antonia riderà di queste paure. Quella ride di tutto. Beata lei. Oh, senti, Antonia. Ciao, ma ciao. Non so dov'è. Ciao, Madò. Ciao. È stata qui, Antonia? No, è da qualche settimana che non la vedo. Hai notizie di Antonia? No, perché? Che è successo? Ciao, Madeleine. Ciao. Niente. Senta, scusi, ma le pare giusto andare in giro così? Chi? Quel tizio lì, per esempio. Quello là è mezzo nudo. Ah, avrà caldo. A volte veniva qui. Proviamo un po'. È qui che ho conosciuto Antonia. Professoressa, buongiorno. Buongiorno. Sa che le assomiglia fisicamente? Ecco la pubblicazione che cercavamo. Ah, sì. Ecco, proprio qui. Aveva in mano un poster di Linus. Ma chissà se c'è ancora. C'era una grande scritta vicino a Snoopy. La felicità è una pappa calda e saporita e una cuccia morbida o qualcosa del genere. Antonia l'aveva letto ed era scoppiata in una grande risata, ma forte forte, sa? Proprio qui in mezzo. Si erano voltati tutti. E allora mi avvicinai. Era tutta bagnata. Pioveva quel giorno. Cosa c'è da ridere a quel modo? E c'è che oggi per me la felicità sarebbe un paio di galosce e un ombrello. E così le offrì un passaggio in macchina. Beh, qui non c'è. Andiamo. Deve volere molto bene ai suoi ragazzi. Ci vivo in mezzo. Ciao, Madò. Ciao. Madò? Ah, sì, mi chiamano tutti così, fin da bambina. Da Madeleine, originale. Pratico.
Sì, sembrava felice. Allegra, come sempre. Di quell'allegria che forse è soltanto un modo di tenere lontani gli altri. Voglio dire che Antonia è come... è come un uccello. Si può dire che un uccello è felice? Sì, probabilmente lo è. Ma felice di volar via, di tornare, senza mai farsi prendere o mettere mai radici. Antonia è un po' così, è il suo modo di essere. Ma non era così a casa. Mi dica la verità, lei sa se c'è stato qualcosa o qualcuno? È difficile trovare qualcuno di sabato all'università. Non me l'aspettavo. Mi dispiace. Madu, posso chiamarla anch'io così, vero? Certo. Lei non sta ancora bene. Oh, ma no, non niente. Non è giusto che io abusi così di lei. È quello che ho io, signora Bonanni. Facciamo così. Mi dice dove devo andare. Mi dà qualche indirizzo e mi arrangio da sola. Assolutamente no. Non mi pare in condizioni di girare. E non mi sento di obbligarla. Ma non è lei che mi obbliga. Sono io che voglio. Va bene anche a me. Andiamo. Comunque, grazie. Diciamo un'agenzia di collocamento specializzata per le ragazze straniere. No, scusi, agenzia di che tipo? Personale domestico, donne di servizio? Sì, anche. Ma soprattutto collocano au pair. Una cosa molto diffusa fra le studentesse. Ma come? A che la serva adesso? Ma se a casa non aveva neanche bisogno di rifarsi il letto. Ma gliel'ho detto, qui è diverso, è una cosa che si fa normalmente. Sarà normale per quelle povere disgraziate che vengono qui senza arte né parte, ma non per una ragazza di buona famiglia. Sì, perché ha sempre avuto tutto, sa. Mio marito ed io abbiamo sempre cercato di... Lo so, lo so. Su, venga.
Non c'è niente per Hilda Vash. Sono Hilda Vash di Grecia. Se lo segni. Grazie. Ciao. Ciao. Non mi riesce di trovare niente. Neanche a me. È una settimana che c'è. Rose, vuoi anche una poltrona? Se vuoi star comoda, vattene a casa tua. Questo è un ufficio. Va bene. E tu? Come stai al lavoro? Hai trovato niente? Avrei trovato, ma sai come sono fatta. Io a letto vado con chi mi pare. Hai impianto. Lei cerca una ragazza. Cosa? So anche cucinare. Beh, un po'. Non mi spiace, grazie. Scusi tanto. Giulia! Ho avuto un indirizzo, perché ogni tanto viene qui quando ha bisogno di lavoro. Oh mio Dio. Ma allora c'è stata davvero qui? Ma io ho capito, sa, qui le mandano a fare di tutto. No! Antonia, no. Stia tranquilla. Avanti, venite, venite! Spingi più forte! Così, dai, spingi, spingi! Per un certo periodo è andata au pair, ma adesso va solo qualche ora a fare la babysitter quando capita, mi hanno detto. Comunque ora abbiamo questo recapito. Risale a 15 giorni fa. Deve essere la comunità di Toothpick. Cos'è? Una comune di ragazzi? Un gruppo di ricerca, diciamo. Molto serio. Saranno una cinquantina di giovani. E fanno un'esperienza di vita collettiva nuova, diversa. Dividono i guadagni, il cibo, i problemi. Tutto. Io li amo. Doveva essere demolita e invece i ragazzi l'hanno rimessa a posto. Io cerco di avere qualche informazione. Speriamo di avere fortuna. Posso stare qui? Ma certo, può anche dare un'occhiata se vuole. Benvenuta. Salve. Ciao, caro. Dunque, ragazzi,
Teniamo conto che il controllo dei rilevamenti effettuati negli ultimi due mesi ci conferma che i risultati dell'alimentazione sbilanciata sono in disaccordo con la previsione di un aumento del peso dell'animale. Buongiorno, posso esserti utile? No, grazie. Prego. Hai iscritto? Sì. Bene. Nel corso del prossimo mese, quindi, dovremo bilanciare la dieta. Bisognerà controllare i recuperi e gli atteggiamenti esterni. Ciao. Ciao. Oh, salve. Buongiorno. M'hanno detto che c'era qualcuno. Sono Katie, la capogruppo di turno. Benvenuta. Cosa possiamo fare per lei? Sono con la professoressa Buck. Stiamo cercando una ragazza italiana, Antonia Bonanni. È una giornalista, lei? No. Ha macchine fotografiche con sé? No. Mi scusi, sa, ma non vogliamo più avere a che fare con la stampa e altri mezzi di informazione. Non dicono mai la verità su di noi. Ah, capisco. No, io sono solo la madre. Antonia Bonanni, ha detto? Sì. Ho sentito il nome. David? Sì, Katie? Sta cercando una ragazza italiana, Antonia Bonanni. Sai dove può trovarla? No, non lo so. È stata qui qualche giorno, poi se n'è andata, in cerca di dimensione. Credo immatura, se ricordo bene. Comunque possiamo chiedere a Joe. Stava con lui quando era qui. Pensaci tu, allora. Auguri, signora Bonanni. Vieni, vieni. Non è lontana. Perché non resti con noi? Come, scusi? Sì, sei giovane, sana. Ma devo... Cos'è, non sei libera? Per favore, dov'è questo Joe? In quel chiosco laggiù, in riva al fiume. I carichi industriali nei fiumi divengono di anno in anno più massicci e diminuiscono inevitabilmente il tasso d'ossigeno dell'acqua, sino a limiti minimi che non consentono la sopravvivenza dei pesci. Per cui, ragazzi, visto il continuo incremento delle industrie e se non verranno presi immediatamente provvedimenti su scala internazionale, si calcola che entro 10 anni l'attuale popolazione ittica del pianeta sarà ridotta a circa un decimo e forse meno. E l'acqua potabile per l'uomo, cioè per voi e per me, dovrà essere attinta a falde idriche sempre più profonde, le cui riserve, secondo i calcoli più recenti, non sono in grado di soddisfare il fabbisogno. È stata colpa tua, tutta colpa tua. Hai voluto distruggere tutto. Beh, se vai in cerca di scuse per le tue sconfitte, accomodati pure. Si vede che abbiamo idee diverse sull'amore. Tu, con la tua freddezza da superuomo del futuro, non sei in realtà che uno stupido e cieco conformista. Ma come puoi capire un sentimento totale? Che è vita o morte per chi lo vive? Tu sei un moralista. Sdrammatizza, Madò, che diamine. E poi non credi che Antonio abbia il diritto di fare l'amore con chi le pare? Come l'ha fatto con me, può farlo con... Beh, insomma, è un essere libero, no? E predichi l'amore? Da quale pulpito? Da quello del tuo egoismo di maschio tronchio e... Ah, Giulia, ha fatto bene a venire. Questa è la signora Bonanni, la madre di Antonio. Felice di conoscerti. Io mi chiamo Joe. Dov'è Antonio? Galoppa per i suoi sentieri, lontano, credo. Ma non lo sai tu? Non era una tua allieva? Credi di essere spiritoso? La signora è venuta dall'Italia. È da mesi che non ha notizie della figlia. È tutta la mattina che la cerchiamo. Ma perché ti preoccupi tanto? Non c'è da aver paura. Tua figlia, quanto ne so, non corre nessun rischio. È bella, è sana, è intelligente. Sì, questo lo so. Grazie. Ma io voglio vederla. Tutti mi dicono che devo stare tranquilla, che non ho nessuna ragione di stare in pena. Ma io non so che cosa farmene di tutte queste belle parole. Io voglio assolutamente vedere mia figlia. Insomma, dov'è? Se lo sapessi, forse sarà all'università o lavora da qualche altra parte o altrimenti... Ma no, aspettate, forse la troverete alla Randhaus. Si occupa di teatro adesso? Beh, non si può chiamarlo proprio teatro. Ricky sta mettendo su una delle sue cose. A quest'ora dovrebbero essere là per le prove. Perché non ci porti la signora, Madò? Se Antonia è con loro, il mistero è risolto.
Sì, sì, va abbastanza bene, ma non abbiate paura se qualcuno è in ritardo o stona. Non siamo mica professionisti. E soprattutto non siamo in uno di quei teatri borghesi del West End. Che strano odore. È una vecchia casella. Potrebbero credere di essere penetrati nel tempio di Afrodite tellurica. Il nostro deve essere uno spettacolo informativo, quindi non lo trasformiamo in un'orgia di violenza. Lasciamo che sia il pubblico a fare casino. Anzi, speriamo. Va bene, allora. Saltiamo questo pezzo e andiamo avanti con le testimonianze. Ricordate le vostre posizioni, vero? Va pure con le luci. Tutti pronti? Ogni anno in Francia vengono provocati 1 milione di aborti clandestini, 300.000 nel Belgio, 700.000 in Spagna, 1,5 milioni in Italia. La percentuale della mortalità a seguito di queste pratiche clandestine è elevatissima. È un flagello le cui vittime principali sono le donne delle classi meno abbienti. È nostro dovere opporci alle leggi criminali che fanno morire tante donne ogni anno in nome di una ipocrita morale. Mi chiamo Annalisa Rodriguez. Avevo 18 anni e vivevo ancora a Madrid quando scoprii di essere incinta. Mio padre è un alto magistrato. La mia è una vecchia famiglia molto conservatrice, di religione cattolica. Il mio ragazzo si offrì di sposarmi quando glielo dissi, ma io non lo amavo. E trovavo mostruoso quel matrimonio fatto per riparare ad un atto d'amore che non potevo considerare una colpa, ma soltanto un'esperienza. Allora lo feci in un posto sordido, un appartamentino in una strada isolata dei sobborghi. E lì ho visto tante poverette sedute su una panca, aspettare che un macellaio con pochi scrupoli assolvesse a una funzione che dovrebbe costituire un diritto. E fatta la cosa, l'unica sua preoccupazione era di sbatterle fuori, senza alcuna precauzione igienica, senza reale assistenza medica. E so che molte muoiono così al mio paese. Thank you.
Antonia Bonanni, italiana, figlia unica. Ah, eccola. Per le signore ricche del nostro paese è molto facile trovare un ostetrico di moda che procuri l'aborto, ma per i poveri tutto è diverso. La miseria, la bigotteria e la religione rendono queste cose ancora più drammatiche. Una ragazza del sud che lavorava a casa mia morì procurandosi l'aborto con un ferro da calza e io la vidi. È uno dei ricordi più terribili della mia infanzia. Non potrò mai dimenticare quando l'ho vista portar via quella notte. Pensavo a lei mentre aspettavo di entrare in camera operatoria, qui, dove l'ho fatto anch'io, legalmente, gratuitamente e con tutta l'assistenza necessaria. E io credo che ogni persona civile deve sentire il dovere umano e sociale di dare a ogni donna le stesse possibilità, la stessa libertà che abbiamo trovato noi tutte qui, aborto legale e gratuito. È tutto, grazie. È assurdo. Non è possibile, non posso crederci. È solo un ospedale, ma sono pazzi, pazzi! Ma ha sentito? Ha sentito che cosa le fanno dire? Ma io li denuncio, sa? Io mi rivolgo alla polizia, ha sentito, no, mia figlia? No, senta. A 18 anni avrebbe fatto quelle cose, mia figlia! Ma l'essenziale è che l'abbiamo trovata. Adesso che cosa faccio io? Che posso dire? A chi? A suo marito? Cosa? Che c'entra adesso mio marito? Perché non è a lui che sta pensando, alla sua famiglia, ai conoscenti. Non sta forse pensando cosa dovrà dire a loro quando se ne tornerà in Italia? Non è forse questo che la spaventa di più adesso? Ma che sta dicendo? La verità, credo. Lei è soprattutto spaventata da quello che diranno e penseranno. È sua figlia. Ma se sono venuta qui per questo. E allora pensi a lei prima di tutto. Ma la guardi. È là, viva. Fra gente viva. Che fa cose... cose che a lei potranno sembrare assurde o immorali. Ma che per tanti altri sono cose serie. Mi scusi, Giulia, se le ho parlato così. Ma l'ho vista tanto sconvolta. No, le pare. Ma bisogna capire anche me. Io sono una mamma. E allora non le mancherà modo di affrontare sua figlia con amore. Che dice di essere tua madre. Mamma! Mamma! Ciao! Mamma! Ciao. Ma tu guarda! Ma che ci fai qui? Sono arrivata stamattina. E come hai fatto a pescarmi là dentro? Beh, è stata... me l'ha detto lei. Ah, ciao, Madò! Ti ringrazio. Chi ti ha detto che ero qui? È stato giù. Ah, ne hai già fatte di giri, allora. Tu vieni con noi, andiamo a mangiare il club. Dai. Arrivo. Forza, mamma, che ho fame. Sì. Bene, ciao, bella. Ma lei non viene a colazione con noi? Arrivederci, Giulia. Ma perché? È sicura? No. Allora, grazie. E arrivederci. Vieni, mamma, siediti qui. Mia madre. Si sente, ha lo stesso tuo odore. Ha
Allora, sei contenta di vedermi? Certo. Perché non mi hai avvisata? E dove? Tu cambi indirizzo, sparisci, non scrivi più. Io ho un sacco da fare. Ah, ho visto. Cosa? Quelle prove, per esempio. Cosa c'è di vero? È stato papà a mandarti. Da mesi che non sappiamo nulla. Che dovevamo fare? Eh già. Che dovevate fare? Come state? Ciao. Antonia. Ciao, sei ancora qui? Sì, e per sempre. Non c'è modo di ragionare con i miei e così abbiamo divorziato. Ricky, alle 6 c'è la mostra gestuale di Natania. Vorrei essere fuori per quell'ora. Niente prove oggi. Stiamo con tua madre, se vuoi. Merci. Beh, che si mangia? Chi ha un menù? Leggi e dimentica, tanto è tutto veleno. Sono Carl, un vecchio rimbambito. Come va? Ti consiglio di non prendere niente. Ti ricordi di me? Beh, veramente io non credo. Ma come no? Eravamo bambini insieme, ricordi? Questo si fa, quello non si fa. Lavati il collo tutte le mattine, non dire mai parolacce. Sì. Tutto sommato eravamo molto più fortunati di loro. E quando qualcosa non la capivamo c'era sempre l'angelo custode. Oh, non dirmi che non ti ricordi nemmeno dell'angelo custode. Allora bistecche per tutti, costano anche meno. Vieni, vieni, come va, porcellino fortunato? Ehi, Gagarin, vecchio stentato, vieni da me. Lascia la carne, donna, scolati un bel bicchiere d'acqua. La retta un vecchio. Aia! Ma di chi è? Gagarin, ti presento Giulia. Ciao. Ciao. Giulia. Ciao, Giulia. Perché Gagarin? Beh, è sempre in orbita, gira sempre. È il figlio di una nostra amica. Quando può, viene anche lei. Quando non può, ci badiamo. Aia! Vabbè, certo, non si può dire che si è abbandonato a se stesso, povera creatura. E perché? È libero, felice. Si sente amato, non ha complessi. Che cosa gli manca? Ma come? Gli manca la costante e affettuosa guida paterna e materna. Non è vero, mamma? Sì, sputete, sputete pure. Fate come vi pare, ne ho visti pochi io di bambini così diventare nevrotici e complessati a 10 anni. Beh, noi ce l'abbiamo un figlio di 10 anni e abbiamo sempre fatto l'amore davanti a lui. Le prime volte guardava incuriosito, ma poi si è scocciato e adesso invece dorme tranquillo. Vuol dire che è un bambino normale, no? Anche mia figlia era una bambina tranquilla e normale. Beh, oh, calma ragazza mia, calma. Sono esseri crudeli, improbabili, ma pensanti. Non mostrare la tua fragilità. Siamo vasi di cristallo in mezzo a vasi di ferro. Li hai sentiti? Tanto se ne fregano. Senta, francamente non la capisco. Anche noi che giudichiamo saremo sottoposti a giudizio. Presi a calci dal passato e dall'avvenire. Beh, finiremo sparsi per terra come cocci rotti. Perché non parla per sé? Tu hai fatto quello che io non ho fatto. Che non ho neanche pensato di fare. Che non ho avuto il coraggio di fare. E così puniamo i giovani per i sogni che sognano. Ne pianta la Carla. Io vi invidio. Vi invidio perché scappate. Fuggite via, mentre invece i vigliacchi rimangono. Andrete a brucare l'erba, se ancora ne rimarrà un filo. Ma vivrete, o dannati. Intanto le macchine, le stramaledette macchine, faranno scempio della terra e del cielo. Tu! E ammazzeranno quelli che restano!
il personaggio. Che cos'è? La distruzione di immagini pagane? Le nostre ricognizioni portano il segno della nostra realtà. Via il personaggio! Forza con le canne! Noi siamo il personaggio! Forza! Distruggete! Forza con le canne! Distruggete il personaggio! Abbasso l'arte! Viva l'acqua! Dobbiamo partire da zero! Non potremo, niente dovrà più esistere di questo manichino! Ma che fa? La trasmissione del pensiero. Piangi, uomo! Piangi sangue, uomo! Abbastanza lacrime. Piangiamo per l'umanità. Aspetta che t'aiuto. Grazie. Hai visto mia figlia? Oh, ma no, madre, è una conversazione troppo monotona. Non fai che chiedermi di Antonia. Sarà qui in giro. Perché non ti piace qui? No, non lo so. O è la gente che non ti va? Non vi capisco, non capisco quello che fate. Sembrate tutti drogati, tutti matti. Forse sono io che sono stanca. Ma insomma, sono venuta apposta per parlare con mia figlia e non mi riesce neanche di scambiarci due parole. Non fa che sbattermi di qua e di là, portarmi in strani posti pieni di gente, di chiasso. Io non ce la faccio più. È il tuo bel sole che ti manca. Ma che sole? Mi manca mia figlia, che mi sembra un'estranea. Senta, è vero che lei ci è andato a letto? Amo Antonia, è una ragazza straordinaria. Ma che vuol dire io amo Antonia? L'amore è un sentimento vero, che dura, e voi invece lo fate per conoscenza, per amore universale, o forse più semplicemente per piacere. Senta, io le sto facendo delle domande ben precise. È stato a letto con Antonia? Sa se è vero che ha abortito? Sa se si è mai drogata? Perché non mi risponde con dei bei sì o dei bei no? Io non sfuggo alle domande che cercano i sì e i no. Ma vorrei rispondere in maniera più chiara.
come vorrei che fosse il mio cuore, limpido e universale. Cerca di immaginare una grande spiaggia bianca inondata dal sole. Una ragazza esce da un tempio che ormai cade in rovina. Non porta niente con sé. Ecco che incontra poco più in là una ragazza nera. E poi una terza ragazza con la pelle gialla. E tutte e tre corrono finché arrivano all'arca, la grande barca alla quale lavoriamo. Tutti noi. Ragazzi bianchi accanto a giovani gialli, a giovani neri. I carpentieri della nuova arca. E quando l'avremo finita, ci siederemo sulla sabbia calda fra le impronte degli uccelli e i fossili scavati dal tempo e aspetteremo che il sole fiammeggiante sprofondi nel mare. Allora monteremo sull'arca, salperemo l'ancora e inizieremo il nostro grande viaggio verso l'orizzonte. Nuovi, liberi, uniti. E la nostra vela, chi credi che la sospingerà, se non l'amore? Amore come vita, calore umano, bisogno di sentirsi vicini per aiutarsi ad essere. Semplicemente, naturalmente. Ecco, come io adesso vorrei amare te. Posso amarti. Ma che cosa fa? Lei non... Antonia! Andiamo via. Cos'è? Non ti diverti? Ma andiamo via, ti ho detto, basta. Va bene, mamma, andiamo. Mamma, ma dove stai correndo? A prendere un taxi. Ma che ci fai col taxi? Adesso mi porti a casa tua, fai subito le valigie e parti con me. Mamma, io non vengo. Ho detto che fai le valigie, non voglio discussioni. Queste cose si fanno a 20 anni, ma poi si torna a casa tutti. E caspita se si torna! Ma tanto a casa non ci torno. Allora andiamo in albergo e telefoniamo a tuo padre. Ci pensi un po' anche lui. Venga lui a prenderti. Se è necessario metterà di mezzo qualcuno, l'ambasciata. Grazie a Dio sei ancora minorenne per l'Italia. Ah! Mamma. Mamma. E fermati, mamma! Se mi porti a casa avrete un'estranea, non una figlia. Oh mio Dio, ma che t'hanno fatto? Il peggio, mamma, fatti conto il peggio. Dunque, abortisco ogni 3 mesi, mi drogo regolarmente, ho anche spacciato hashish, ho lavato cadaveri, ho fatto la serva e faccio marchette con uomini, donne, cani, gatti, cavalli, vecchi e bambini. Ti basta? Eh? Ti meriteresti che ti prendessi a schiaffi. Ma come io vengo qui, mi precipito, morta di paura, per starti vicina, per aiutarmi. Ma non voglio aiuti, non voglio più niente da voi, chiaro? Ma che cos'hai da rimproverarci? Se abbiamo sbagliato in qualche cosa, dillo! Ma chi è che vi rimprovera niente? Tu hai l'aria di rimprovero, non io. Io vorrei soltanto farti capire se serve a qualcosa. Ah, certo, perché io sono una cretina, io non ti capisco, non ti conosco. Secondo te tuo padre e io ti abbiamo messo al mondo, però non siamo neanche in grado di capirti, non è così? E basta con questa storia che ci avete messo al mondo. L'abbiamo capita, dai, sangue del vostro sangue, ok, amen, finito lì. Come finito lì? Ma sei impazzita? Sì, finito lì. Sono nata come si nasce tutti, senza sapere perché e senza averlo chiesto, del resto. Tutto qui. Poi la vita quando uno ce l'ha è sua. Ah, allora per te i genitori non sono che un fatto naturale. E mi è andata ancora bene. Coi tempi che corrono potrei anche essere figlia di una provetta. E l'avresti preferito, magari. Ma dai, che non ho detto questo. Lo vedi che ho ragione? Che è inutile parlare. Si può parlare, invece. Se parlare significa aiutarsi e non dire cose senza senso. Dico le cose come sono, non sopporto l'ipocrisia. Voi chiamate ipocrisia l'educazione e il rispetto. Si vede che siamo più sinceri. Ah, finiscila, l'ho vista oggi, la vostra sincerità. Una scusa bella e buona per fare i vostri porci comodi. Allora dimmi un po', papà lo fa ancora l'amore con te? E se lo fa, ti soddisfa o resti lì perché devi restare per educazione e rispetto, eh? Basta, sai! Come osi dire certe cose? Non te lo permetto! Dico, ma non ti vergogni? Ma chi credi di essere? Come puoi parlare così a tua madre? Tu non sei neanche... E va bene, scusa. Siete qui per istruzione. È la storia della vostra città, del vostro mondo. Non vi distraete. Ma
E dai, non fare così adesso. Lasciami stare. E allora piangi. Oh, guarda che di qui non si va da nessuna parte. Vabbè, vattene allora. Tutte uguali. Non capisco perché dovete sempre ricorrere a questo ricatto della compassione. Ci tieni tanto che io mi senta colpevole. Non me ne importa un fico secco. E allora perché piangi? Se ho pianto comunque non è per quello che credi tu. Sì, figurati. Ci siete andati avanti per anni. Tu ci spezzi il cuore con tutti i sacrifici che abbiamo fatto per te, eccetera, eccetera. Credete che sia divertente sentirsi sempre sbattere in faccia questa roba da mantenuti? Ma ti sembra normale parlarmi così? Io sono la tua mamma, sai. E anche se non te ne importa niente, nessuno ti vorrà mai bene come te ne voglio io, ricordatelo questo. Anch'io ti voglio bene, ma che c'entra? E vabbè, dai, vieni qua. Se ci tieni tanto a questo interrogatorio, chiedi pure. Che vuoi sapere? Perché sono andata via dalla pensione della signora Ward? Perché lì è un muffino. Sono andata ospite di Madonna, sembrava simpatica. Poi mi sono scocciata e ho cambiato di nuovo. E perché non ce l'hai scritto? Per sentirmi libera, disancorata, essere io. Per camminare con le mie gambe. E come? Andando a fare la serva? Sì, anche, o qualunque altro lavoro. Ce ne sono tanti, poco impegnativi però. Cioè che ti lasciano il tempo di guardarti intorno, di capire... Vedi, il mondo che voi proponete, con i suoi miti, i suoi altari, i rituali, per me è una gran stronzata. Intanto potresti evitare volgarità. Scusa, mi è scappata. E poi, se tu per prima le cose che ti piacevano le hai sempre volute. Perché ero in trappola, ora ne sono fuori. Tutti noi cerchiamo di uscire da questa macchina insensata che è la società. Ci sforziamo di trovarne un'altra che sia un po' più in là. Che abbia almeno, come dire, un po' di senso. E come? Con quella specie di carnevale che mi hai fatto vedere oggi? Oppure facendo i tuoi comodi con Joe o con quell'indiano lì? O qualunque altro. Perché anche a letto c'è una dimensione che non avete saputo darci. Certo, per te sarebbe stato più tranquillizzante vedermi sposare un professionista col velo bianco, la casa e il resto. Come hai fatto tu. Ma vedi, mamma, io piuttosto che vivere come te, mi ammazzo subito. Grazie mille. Certo, è molto meglio star qui a far la puttana. È proprio vero. Il giorno che due esseri umani si capiranno, il mondo salterà. Quando sei nata tu, è saltato il mio. Comunque, basta adesso con le chiacchiere. Ci sono due cose che voglio sapere. La prima domanda è su quanto hai detto in teatro stamattina. È vero che hai abortito? Senti, potrei negarlo, ma forse è meglio che ti dico di sì. Così ti metti l'animo in pace anche su questo. La seconda domanda te la dico io. Vuoi sapere se prendo la droga, vero? È una cosa che ti toglie il sonno. Mi vedi già travolta nel gorgo perverso del... Stupida. Siete degli stupidi. Un giorno avrete dei figli anche voi. E capirete che cosa vuol dire per una madre tremare per la propria creatura quando sente di queste storie di ragazzi che si distruggono inutilmente con quelle porcherie. S'ammazzano senza ragione, iniettandosi quei veleni. Allora, sta tranquilla, mamma. A me la droga non interessa. Il paradiso che cerco io deve essere su questa terra, ma non passa per quella strada. Mi dici la verità? Ti pare che ti abbia mentito oggi? Oh, che freddo! Andiamo su. Se mi presti i soldi ti offro una cioccolata. Thank you.
Cioè, sì, è vero che non ti ho detto delle bugie oggi, ma forse mi sono spiegata male. Insomma, quello che voglio dire è che... Sì, ecco, che la mia vita non è poi tutta così facile come ti ho fatto credere. Questo l'avevo capito. Anzi, certe volte è proprio dura, sembra proprio di non farcela. Ma a casa sì, non mi mancava nulla, ma non avevo voglia di vivere. Anche questo l'avevo capito. Sì, dite tutte di capire, ma sapessi, mamma. Quanti ragazzi oggi piangono senza sapere perché? Ci sentiamo come estranei. O forse è il mondo che è strano, che non ha più una dimensione umana. Siamo in tanti, sai, che non sappiamo cosa faremo della nostra vita. Ma almeno stando insieme tra noi, cioè come una grande speranza, non so. Sai, quasi quasi me ne ritorno a casa stasera con l'ultimo aereo, che dici? Perché? E rimani qualche giorno, no? A far che? Vieni almeno a vedere dove vivo. Ti piacerà, è carino. E dai, su. Guarda un po'. Non assomiglia a papà? Guarda chi c'è. Basta, ma dove, hai capito? Fatela passare, sono fatti tuoi, io non c'entro. Studio alle stelle, fa un viaggio, ma a me lasciami in pace, chiaro? Non mi va di trovarti sempre sotto casa come una Lady Macbeth. No. Tanto com'è, non è chiuso. Non arrabbiarti, Antonia, senti. Amore. Perché mi guarda così, signora Volante? Che cosa sono, il diavolo? Che cos'ho io? La lebbra per lei? Cosa le faccio, schifo, signora Bonanni? Ma che sta dicendo? In lei, con tutto il suo sviscerato amore di madre, non c'è un filo di umanità! Che cosa condanna con quello sguardo lì? Che importanza ha, che tipo di amore, che sesso, che età? L'amore è amore, signora Bonanni, mi guardi! Io non sono che dolore. E se lei fosse un essere umano, invece che un monumento di convenzioni borghesi, dovrebbe rispettarmi. Io credo di voler bene a sua figlia, molto più di lei. Perché io l'amo così com'è, mentre lei vorrebbe cambiarla. È venuta qui per metterle una camicia di forza. Si vergogni. Ma che cosa crede che mi interessi di Antonia, eh? Il suo corpo. Io amo la sua giovinezza, la sua gioia, i suoi sogni, tutto. Lei vivrà senza Antonia, io no. Antonia! Abbi, Antonia! Questo è troppo. Lasci! Ma si rende conto? Antonia! Antonia! Zitta! Antonia! Zitta!
Lei sta male, non no, è in grado di... No, voglio... Va no, mi lascia. Vada, seduta. Vieni. Devo vederla, devo parlarle, almeno un'ultima volta. Ce lo chiede a lei, lo supplico. Vogliate bene anche a me per un momento solo. Per no. carità. Giulia, senta. Lei è pazza, è pazza. Io vivo qui. Stavo leggendo questo. Se ho perduto il mio mondo, ci sono altri mondi. Se ho perduto la mia gente, ci sono altre genti. Abbiamo nuovi pensieri che voi non capite, ma lasciateceli vivere a modo nostro. E tenetevi le vostre paure, le necessità, le ipocrisie. A noi basta poco. Non vogliamo far durare le cose oltre il tempo che è giusto, oltre il tempo che è breve. Ed esistere è l'impegno più grande. Non è difficile capire questo, vero? Certo, quello che vogliamo o che pensiamo non me ne frega niente. Non ce lo domandate mai, infatti. Quello che vi importa è il rispetto della regola. Allora, ti racconto anche di Madò? No. Vuoi asciugarti i capelli? No. Andiamo pure. Andiamo. I suoi bagagli, signore. Ah, grazie. Può chiamarmi un taxi intanto e caricare. Io vengo subito. Sì, signore. Serve altro? Mm? Ecco la ricevuta. Che buon viaggio. Grazie. Arrivederla. Non si preoccupi. Signore, la rivista non mi arriva. Il taxi sta arrivando, signore. Antonia? Eh? Fatto? Ah, sì, sì, tutto fatto. Ma che rompi balle, figlia mia, questi inglesi. E le marche, e i bollini, e le tasse. E firma tu che firmo io. Quasi peggio che da noi, sai. No, no, cara mia, stanno freschi. Qui non mi rivedono più davvero. Vedi che è tutto da rifare? Ragnatele dappertutto. Oh, che ne so se è da rifare o no.
In ogni caso, sono fatti vostri. Ah, signore, mi si fa tardi. Sì, andiamo. Come andiamo? All'aeroporto, ti accompagno. Ma dai, figurati, che cosa vuoi accompagnare? Non vado mica al Polo Nord, scusa, no. Non ne vale la pena, dai. Vabbè, ma... Ah, tra 3 ore sono a casa, 2 parole incrociate, sono bella che è arrivata. Salutiamoci qui, tu hai tante cose da fare. Ah, piuttosto, senti, siediti un momentino. Mi devi solo fare un piacere. Per te si tratterà di una piccola ipocrisia. No, uffa. No, lo so che non ti va giù, ma se te lo chiedo è per tuo padre. Ah, già, che gli direi? Ah, bah, che ne so, qualcosa la invento. Tanto lo sai com'è papà, no? Si arrabbia, urla, fa il diavolo a 4. E poi gliela giro come voglio. Se no, che donna sarei? Comunque, dagli un bel bacione per me. Sì, certo, grazie. Dunque, che cosa volevo dire? Ah, sì. Allora, una bella cartolina ogni tanto per farci sapere come stai, Uffa. Antonia... Ma stupidina, che cosa ti costa, dai? E che poi magari me lo scordo, non ci penso. E poi si vedrà. Dai, scrivi questa intanto, che la imbuca all'aeroporto. Cosa scrivo? Tutto quello che vuoi. No, no, di tu. Beh, intanto... Cari genitori. Ah, già. Cari genitori... E poi? Come state? Come? No, no, gli dirò che so così bene l'inglese che non mi prendono più per italiana, ma per spagnola. Ui, madonna, qui perdo l'aereo. Dai, lascia stare, la spedisci tu domani, eh? Ma che ci vuoi? No, è che è meglio, perché sai come papà, lui controlla tutto, il timbro, data, e poi magari capisce che te l'ho detto io. E sono guai. Grazie. Grazie, arrivederla. Senti, non farla scema, mi raccomando. Qualsiasi cosa, noi ci siamo sempre, ricordatelo. Se faccio di tutto per scordarlo. Ah, vabbè. Allora scordaci. Ma come vuoi. Se ci riesci. Saresti proprio la prima. Mm-hmm. Ci portiamo tutto dietro. Sempre. Davvero non vuoi che ti accompagni? Ah, non insistere, tesoro. Figurati a quest'ora col traffico che c'è. Falla brava piuttosto. E non dimenticarti la cartolina. Va bene. All'aeroporto, per favore. Allora, buon viaggio. Non sono io che parto.
Il volo per l'Italia? Sì. Thank you.
Antonia Bonanni, italiana, figlia unica. Sono sua madre. Se tu per prima le cose che ti piacevano le hai sempre volute. Perché ero in trappola. Ora ne sono fuori. Tutti noi cerchiamo di uscire da questa macchina insensata che è la società. Ci sforziamo di trovarne un'altra che sia un po' più in là. Che abbia almeno, come dire, un po' di senso. Lo vedi che ho ragione, che è inutile parlare. Si può parlare invece, se parlare significa aiutarsi e non dire cose senza senso. Dico le cose come sono, non sopporto l'ipocrisia. Voi chiamate ipocrisia l'educazione e il rispetto. Si vede che siamo più sinceri. Ah, finisci la lobbista oggi, la vostra sincerità. Una scusa bella e buona per fare i vostri porci comodi. Sono assistente di lingue all'università. Voglio molto bene ad Antonia. Basta, Madoi, capito? Fatela passare, sono fatti tuoi, io non c'entro. Studia le stelle, fa un viaggio, ma a me lasciami in pace, chiaro? Felice di conoscerti, mi chiamo Joe. Dov'è Antonia? Io amo Antonia, una ragazza straordinaria. Ma che vuol dire io amo Antonia? L'amore è un sentimento vero che dura e voi invece lo fate per conoscenza, per amore universale o forse più semplicemente per piacere. Senta, io le sto facendo delle domande ben precise. È stato a letto con Antonia? Sa se è vero che ha abortito? Sa se si è mai drogata? Perché non mi risponde con dei bei sì o dei bei no? Antonia, io credo ha il diritto di fare l'amore con me o con chi le pare. Può farlo come le piace e quando le piace è un essere libero, no? Che importanza ha? Che tipo di amore? Che sesso? Che età? L'amore è amore, signora Bonanni, mi guardi! Allora dimmi un po', papà lo fa ancora l'amore con te? E se lo fa, ti soddisfa? O resti lì perché devi restare, per educazione e rispetto, eh? Basta, sai! Ho detto che fai le valigie, non voglio discussioni. Queste cose si fanno a 20 anni, ma poi si torna a casa tutti. E caspita se si torna! E fermati, mamma! Se mi porti a casa avrete un'estranea, non una figlia.